potrei immaginare quando ero ragazzo di arrivare oggi a Federico II a ricevere un riconoscimento del genere. Mi ricordo ancora che la professoressa delle medie indicò a mia madre che forse era meglio che lavorava. La sanità è resistenza. Sì. Ci spiega cosa intendeva dire? Intendevo dire che siamo forgiati a resistere perché viviamo delle situazioni che aspettano una risposta ed è urgente. Significa che noi viviamo spesso nella notte, no? E quindi arriviamo all'alba come il pane. La laurea in architettura che oggi conferiamo a Padre Manfredo, io credo che valorizzi la sua capacità di agire dentro un progetto, un straordinario progetto sociale, culturale, politico. Il suo progetto mette al centro l'uomo, la sua cura, il suo sviluppo, il suo benessere. È un progetto rivolto al prossimo, nella fattispecie agli abitanti del suo quartiere, un quartiere importante per la nostra città, un quartiere in crisi, sofferente per le sue storiche condizioni di disagio. Si tratta di un progetto lungimirante che scommette sul fatto che le condizioni possono cambiare, possono mutare di segno, proprio sulla base del riconoscimento di quei valori della città e della comunità che la abitano.